Edifici intelligenti per una città intelligente, ovvero Smart Building for a Smart City. L'impegno del Comune di Torino per diventare uno dei poli europei dello sviluppo ecologico e sostenibile si arricchisce di un nuovo tassello. Grazie alla collaborazione tra CSI Piemonte e Politecnico di Torino è nata una piattaforma integrata di servizi per il monitoraggio dei consumi energetici e degli edifici pubblici e privati. Tutto questo attraverso un sistema di cloud, parola che ultimamente è molto di moda, ma che in concreto significa libertà e gratuità di accesso attraverso la rete internet. Ottenere degli edifici che abbiano efficienza energetica, sia dal punto di vista del monitoraggio, quindi la sensoristica, il controllo, sia poi dal punto di vista appunto del miglioramento dell'efficienza energetica, quindi il risparmio su tutti gli aspetti, quindi l'aria condizionata, il riscaldamento, la luce, tutti aspetti che devono essere combinati per ottenere un risultato complessivo di un abbassamento del consumo energetico. L'iniziativa nasce come evoluzione della sperimentazione effettuata dall'Ateneo per il progetto Wi-Fi for Energy e della sua applicazione negli edifici del Politecnico, che consumano circa 12 milioni di kilowatt all'anno in energia e calore, equivalenti a una maxi bolletta da 4 milioni di euro. Il sistema di Smart Building è in grado di mostrare i diversi tipi di consumi e relativi costi, individuare malfunzionamenti e sprechi, programmare gli interventi di manutenzione e capire quanto l'applicazione di materiali di ultima generazione effettivamente incidano sul risparmio energetico. Per esempio, nel caso delle aule, delle università, attraverso questo meccanismo ci si rende conto di quanti studenti effettivamente frequentano le diverse sessioni e i diversi corsi, e quindi da lì si ricavano delle informazioni utili per ottimizzare la logistica di questi corsi. Le informazioni raccolte con l'utilizzo della piattaforma Smart Building saranno messe a disposizione degli utenti tramite un sito internet dedicato per far circolare le buone pratiche di risparmio energetico e costituire un modello per i cittadini. E poi la piattaforma sarà estesa a tutti gli uffici pubblici per iniziare a tutelare l'ambiente e risparmiare anche negli ospedali e nella pubblica amministrazione.